I mestieri dei filacanevi e dei corderi. Al tempo, come ancora oggi, le corde migliori erano fabbricate con la canapa. Si preparavano gomene, cavi, scotte, ma anche produzione più minuta come spaghi, corde, reti e funi. Anche tutto il velame era realizzato in canapa da levelere. L'arte della filatura della canapa era diffusissima per la preparazione dei tessuti. In città funzionavano numerose botteghe e molta della manodopera occupata era femminile. Per Venezia, l'importanza di questo materiale è paragonabile a quella del legno. La coltivazione e l'approvvigionamento della fibra avveniva sotto un rigido controllo dello Stato, che ne organizzava l'importazione dalle foci del fiume Tanai, oggi Don. Successivamente fu incentivata la coltivazione nei territori della Serenissima. La canapa era lavorata nella casa del canevo o corderie della tana. Grazie alla mappa del Maffioletti entriamo all'interno dell'edificio delle corderie. Riconosciamo presso le balle di canapa accatastate i fasci di fibra grezza in attesa di essere lavorati, le ruote per la torcitura e i rotoli di cordame finito. Il fabbricato è lungo 316 metri per permettere la fabbricazione di gomene senza giunture.